primavera, svegliatevi bambini. Ciao belli bambini forchettosi, oggi vi porto un posto che è da paura. Anche perché date là, se viene San Pietro, date qua, c'avemo un'immensa campagna. Ma non la sentite st'aria bella friccicarella, bella frizzantina, proprio proprio bella primaverile? Che fareste voi a primavera? Ma me sa che stamattina la stessa identica cosa, perché la cosa che a me mi verrebbe da fare adesso è da farmi una bella brace. Una brace? Aspetta, vieni, vieni. Io ci penso che te riesci, ho pure la sfilata, faccio modello giù dritta, forchetta dritta. Madonna, ma però la belenna è soppa. Io ho detto una bella brace, l'aria ci sta, no? Te metti là, arriva l'amico col filone casareccio sotto la scella, quello che ha la busta che è birre. Ecco, noi non c'avevamo né il filone casareccio né la busta che è birre, ma c'avevamo una cosa fondamentale. E mo ve la faccio vedere, perché questo è il nome. Si chiama Mr. Doyle e noi andiamo a cercare proprio Emiliano. Guarda, io vengo magno forte, ma ha detto te stupisco. Eccolo. Ciao. Grandissimo. Ciao. Eccolo. Benvenuti. Lui è Emiliano. Ve lo ripeto, vi porto un dose magna forte, lo sapete, sempre bene. Guarda solo questo, regà, e vi voglio allietare un pochetto gli anni. Mi magno per voi. Però tocca vedere che ci fa mangiare il sole Emiliano. Che ci fa mangiare sole Emiliano? Oggi vi faccio mangiare il panino più grosso della storia dello smoke barbecue. C'ho pure la linea smoke barbecue per ora. Ah, voglia, pure io. Eccola, dove? Guarda che linea. Sei slim fit apposta. Io no, sono slim large. Posto callo, regà. Voi lo sapete, levo il mantello da supereroe e mi rimango un camicia tirata. Però va bene, dai, su. Poveri bottoni. Ha detto un paninone, eh? Ma voi siete pronti, eh? Io sono pronto. La panza è pronta. Il 4x4 è in funzione. Ma noi maciniamo la grande e aspettiamo sto bel paninosso gigante. Ma tu fa zappare dopo io. Ah, però. Sì? Sì, per smarti. Ma voglio dire che te inventi. Uno tanto mozzicallo e due so capì come mozzicallo, quindi sto cercando una tecnica. Beef ribs, noi siamo una smokehouse. Beef ribs con affumicatura 14 ore a bassa temperatura al legno di quercia. Salsiccia affumicata 6 ore e mezza, sempre stesso metodo. E si ripete lo strato, lo chef. Sì, doppio strato con cipolla caramellata, con aceto di lampone. Lui è lo chef, ragazzi, guardate che io come l'ho visto ho detto. Dei teme e vito, so sicuro al 100%. E infatti, raga, guarda che bel risultato. Noi parliamo la stessa, eh? Si somigliano. Due belle figure, belle curve. Lui. Io mantengo la linea. Il bello ci deve stare. Sì, io affumico, io sudo. Lui compone, fa, ma io sudo. Allora lui suda e smartisce. Io magno, eh? Io posso rimanere simpatico, quello figo ci serviva. Allora, la tecnica è o sciacco tutto. Mamma mia, che paura! Io non so come cominciamo a mangiare. Intanto per farvi capire, guarda che roba, ti è ribs sana, sarciciotto, cheddar, maionese. Questo panino qua è il panino loro più grande che fanno. La cifra di questo panino qui è di 20 euro, ma ci stanno tutti. Preparatevi perché qua mi succede l'apoteosi. Aprite gli impermeabili, l'ombrelli e tutto ciò che vi può coprire, perché io mo questo lo acciacco. Si prende, già è partita una cosa, si prende così, cioè se zozza le mani, regà, i lavori, quelli belli, si portano a casa con il risultato della mani zozza del lavoro, quindi, lo sai che vi dico, faccio sto sacrificio, va, dai, eh. Non vi dico che è, perché sto cosa è da paura, tiè, così si magna. Guarda ste cose, so come, c'ha presente il burro quello che si sparma, proprio la stessa cosa, la paura. Io ve lo consiglio, straconsiglio di venire qua, venire a provare questo. Guarda che centrifugato di ciccia, tiè. Mi sono piastrato tutto, però così è una goduria, raga. Vi lancio una sfida, l'assaggiatore per sta sfida, veni qua, mangiate il suo panino e sotto al posto postate la foto che ve lo state a mangiare. Voglio vedere se ce la fate a finire tutto. Io a buona fantasia ce l'ho tutta per finirmelo, perché in eleganza sciatta si mangia forte. Regà, c'è sta mezza chilata di ciccia a carico dentro. Voglio vedere se vuoi mangiare tutto. Io me lo mangio sicuro. Questa sì che roba buona, La prova per i più scettici, eccola. Questi sono panini ignoranti e grevi. Io delicato non so. A me ci serve un panino greve che ti zozza tutto, ti impatacca tutto. Buono. Ragazzi, da paura. Beh, dovete scrivere sotto i commenti se siete venuti, se vi siete trovati bene, se vi hanno trattato bene. Quando ci venite, venite a nome, invece manna assaggiatore con la sfida di posta la foto al posto. Vi fate vedere che vi sarà mangiato sto panino e poi mi dite come la pensate, perché fidatevi che è buono. La pasta ci ho messa tutta.
Che ve pensate che non me lo finivo così beati a voi, io? La cosa importante, queste sono affumicate quasi una giornata, ragazzi. E anche a temperatura non bollente, se vi si fredda un pochettino, magari perché uno vuole chiacchierare, vuole di due cazzate, si dice a Roma. Oppure aspetta qui 5 minuti e mangiassero, queste rimanono un buro. Vedi a trovare Mr. Doyle perché dà paura. Guarda che paradiso, no terrestre, serrestre, perché è quasi una serra qua. Guarda che roba, dove porto? Senza fare l'entrata, però ne vale la pena. Allora, la assaggiatore, ciao belli. Sono a voto? Sono a voto? We'll be right back.